Carissimi fratelli e sorelle, carissimi amici, buona domenica, buona festa dell'Ascensione a tutti. Festa dell'Ascensione, ma che significa? Ebbene, noi tutti pensiamo che quando Gesù è risorto dalla morte sia salito al cielo. Per risurrezione noi intendiamo questo, ma la verità è un'altra, che Gesù è risuscitato dalla morte è vero, ma è anche vero che Egli è rimasto in mezzo a noi, è rimasto in mezzo ai Suoi discepoli, perché i discepoli potessero fare veramente esperienza di Lui risorto, perché lo potessero sentire, lo potessero vedere e lo potessero toccare, proprio perché potessero fare esperienza di una verità profonda, che Gesù è veramente risorto. Ed è rimasto in mezzo ai Suoi discepoli fino al giorno dell'Ascensione, quando poi con il Suo corpo risuscitato è tornato al cielo. Se con la risurrezione il Signore ci ha promesso l'eternità e quindi la risurrezione anche dei nostri corpi, questi nostri corpi risuscitati e dunque glorificati ascenderanno al cielo così come ha fatto Lui. Quindi la festa dell'Ascensione significa proprio questo, che Gesù è andato a prepararci un posto e i discepoli che erano presenti a questo evento grandioso videro Gesù salire al cielo avvolto da una nube. La nube è stata sempre una sorta di esperienza che significa mistero, dove effettivamente Gesù ci dice che non c'è niente da capire, c'è solo da accettare per fede. Uomini di Galilea, dicono i due personaggi bianchi e vesti che appaiono lì ai discepoli mentre Gesù sale al cielo, che dicono: perché guardate il cielo? Questo Gesù che fino ad oggi, risuscitato, è rimasto in mezzo a voi, ora torna in cielo. Ma state tranquilli che un giorno poi tornerà alla stessa maniera, così come è salito. Ma quel giorno tornerà nella gloria per giudicare appunto i vivi e i morti. Questa scena vi ricorda qualcosa? Certamente sì. Il giorno della risurrezione, quando le donne andarono al sepolcro e videro due angeli in bianche vesti, seduto uno dall'altro e uno dall'altra, che dicono alle donne: chi cercate? Gesù il Nazareno non è più qui, è risorto, vi precederà in Galilea. Quindi questo tempo che dalla risurrezione all'ascensione Gesù ha vissuto con i discepoli è perché ognuno di noi veramente potesse fare nella propria storia e nella propria vita esperienza del risorto. Ed è quello che io auguro a ciascuno di voi con la mia benedizione. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buona festa dell'Ascensione a tutti. Ciao.